Cari amici di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi terza parte del video dove poserò il prato di Paspalum che è appena arrivato e lo poserò appunto per fare il green qua alle mie spalle, che vi faccio subito vedere. Allora, come vi avevo detto, la scelta di utilizzare Paspalum perché è una macroterma, ovviamente sta bene nelle nostre temperature e soprattutto centro sud Italia, isole, va molto bene. Il Paspalum è un tappeto erboso molto bello, molto particolare, fitto, resiste tantissimo alle alte temperature, soprattutto può essere anche irrigato con acqua salmastra, acqua inquinata, ma anche acqua salata, tanto che sopporta bene l'alta salinità. Questo prato mi arriva da un'azienda sarda, una delle poche aziende sarde a coltivare tappeti erbosi e secondo me anche una delle migliori, se non la migliore, De Sì Prato Facile. Saluto il mio amico Samuele che conosco da anni, soprattutto presto vi porterò anche da lui per vedere i suoi campi e le sue coltivazioni. Una bellissima realtà qua in Sardegna che lui porta avanti con tantissima professionalità e passione, e da lui ho imparato veramente tanto. Questo tappeto erboso è bellissimo, tagliato con eliquidale a 1,5 cm. Oggi verrà posato qua e poi io mi prenderò cura e vedremo come si comporterà qua nel green. Vi faccio vedere la particolarità della zolla. Eccolo qua, guardate che bel colore, è proprio un bel tappeto. Come vi avevo detto, quando comprate un tappeto erboso accertatevi delle condizioni. Qua le condizioni sono pressoché perfette, esente da po' annua, pulitissimo, non è infestato, pronto per la posa. Non vedo l'ora. Poi qua sotto in descrizione vi metterò il link dell'azienda. Chi è in Sardegna e vuol comprare tappeto erboso pronto può andare da lui e star certo che comprerà sicuramente un prodotto eccellente e di qualità. Poi anche chi è fuori dall'Italia si può organizzare, preventivare, trasportare ovunque. Quindi adesso le quote sono pronte e andiamo a posare questo tappeto erboso. Allora, lo vado a stendere in modo molto ordinato. Posso iniziare dal centro, posso iniziare da dove voglio e poi vado a tagliare tutti i bordi senza problemi. Quindi iniziamo con il primo rotolo. L'importante è tenere una linea. Sfasate possibilmente. Allora, una cosa molto importante quando posate il prato è quella di stendere i rotoli bene attaccati, ben saldati. Poi tra un po' inizieremo anche ad irrigare. Ora c'è fresco fortunatamente, quindi
i rotoli sono anche belli umidi, però se dovesse far molto caldo inizierò a irrigare manualmente. Allora, sono già a buon punto, siamo quasi alla fine e sicuramente prolungherò questo green lì davanti con una van green, quindi la parte lì davanti del green. Dovrò prolungare un attimo due irrigatori e niente, giusto per irrigarlo. Ovviamente sto uscendo anche leggermente fuori dal green, dove il prato prenderà acqua anche per capillarità e verrà comunque irrigato abbastanza bene. Quindi adesso vedremo dopo di sistemare quella parte là. Adesso vado a chiudere questa parte che mi interessa di più e poi finirò i dettagli, diciamo, e la parte perimetrale rifinita in modo più ordinato. Altra cosa, come vedete io sto camminando sopra il prato, stiamo lavorando su un terreno sodo, quindi non c'è problema che il terreno ceda. Se fosse stato allagato, un terreno appena smosso, allora ci sarebbe stato il problema che avremmo potuto dissestare le zolle. Siccome questo terreno è duro come il marmo, non c'è problema.
Allora, direi che ci siamo. Adesso definisco tutto il bordo e poi attacco l'impianto di irrigazione. Qua cambiamo la testina, mettiamo un 360. Ecco qua, diciamo che rende l'idea adesso. Come vedete ho definito tutti i bordi, qua c'è un piccolo avvallamento che devo correggere mettendo della terra, lo rialzo un po', però diciamo che ci siamo, questo è tutto il green, come vedete, poi ovviamente quando crescerà lo definirò meglio, green e avant green qua. Ora apro l'impianto di irrigazione e diamo una regolata. Allora, lavoro terminato. Adesso irrigherò abbondante, comunque in diverse ore della giornata, e niente, aspetterò che il prato radichi prima di tagliarlo. Spero che questo video vi sia piaciuto, in descrizione vi metto le caratteristiche del prato, dell'azienda in cui ho acquistato appunto questo tappeto erboso pronto, e niente, vi aspetto con un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e anche pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia. Ciao e al prossimo video.